Uomini e donne, classifica scelte più della stagione, Federico e Carola primi. Le vacanze di Uomini e Donne sono iniziate il 12 maggio, i fan stanno quindi realizzando i primi bilanci sull'edizione 2022-2023. Dando un'occhiata agli ascolti sempre al top del dating show, emerge che la scelta più vista è stata quella di Federico e Carola, meno interesse. Invece, sembrano averla suscitata le neocoppie Luca Alessandra e Nicole Carlo. Il Trono Over, invece, ha regalato anche picchi del 30% di share con le liti tra Tina e i membri del parterre. Quella che è andata in onda venerdì scorso, è stata l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, con circa 2 settimane d'anticipo rispetto al previsto. Il dating show è andato in vacanza proponendo al pubblico 2 scelte. Nella sua ultima settimana di programmazione, infatti, nel format condotto da Maria De Filippi si sono formate 2 coppie nel Trono Classico, Luca si è fidanzato con Alessandra dopo poco più di un mese di conoscenza. Nicole ha preferito Carlo ad Andrea spiazzando tutti. Gli appuntamenti dedicati a questi ragazzi, però, non figurano in cima alla classifica dei momenti più seguiti dell'edizione 2022-2023, i fan. Infatti, hanno guardato con più affetto i percorsi di altri protagonisti della versione giovani della trasmissione. Quelli che hanno animato la prima parte di stagione. Al primo posto della classifica delle scelte più viste dell'edizione di Uomini e Donne che si è appena conclusa. Figura quella di Federico Nicotera nei confronti di Carola Carpanelli, a guardare il sì della corteggiatrice al tronista. Infatti, sono stati poco meno di 3 milioni di spettatori, per uno share del 29,5%. Medaglia d'argento per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, quando si è formata questa coppia. Davanti al televisore c'erano 2,9 milioni di spettatori, share al 29,1%. Il podio lo chiudono Luca D'Affrè e Alessandra Somensi con il 26,6% di share. Se tra il primo e il secondo posto c'è pochissimo distacco, i terzi classificati hanno ottenuto numeri più bassi e il motivo dovrebbe essere la breve durata del trono del modello rispetto a quelli dei colleghi, 1,5 mesi contro i 6 dei romani. La classifica delle scelte più viste dell'ultima edizione del dating show, la chiudono Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. A guardare la puntata di venerdì 12 maggio, infatti, sono stati 2,9 milioni di spettatori, per uno share del 26%. Gli ascolti salgono di almeno 5 punti se si dà un'occhiata agli appuntamenti interamente dedicati al Trono Over, nei giorni scorsi. Ad esempio, a seguire le furiose liti tra Tina ed Elio sono stati oltre 3 milioni di fan e lo share ha superato il 30%. Il programma di Maria De Filippi, però, è in pausa per 4 mesi e il pubblico può solo fantasticare su quello che accadrà a settembre, le prime indiscrezioni sostengono che Riccardo e Armando dovrebbero essere ancora dentro il cast di Uomini e Donne. Mentre ci sarebbero dubbi sulle riconferme di Aurora e Carla. Tra le dame dovrebbero figurare ancora sia Gemma che Roberta, ancora single dopo un'annata un po' fiacca di frequentazioni, Galgani ha conosciuto in modo approfondito solo un signor Silvio, che dopo un mese di corteggiamento serrato ha deciso di abbandonare sia la torinese che la trasmissione. Di Padova si è presa una cotta per Alessandro Vicinanza ma alla fine lui ha scelto di lasciare lo studio con Ida Platano.